uno si è, ha fatto questi giochi, uno o due docenti, ve li decidete come volete, quindi chi vuole in teoria fare una discussione quindi su cosa serve per cooperare, chi vuole no, l'abbiamo fatta. Cosa bisogna fare adesso? Organizzare proprio in pratica il lavoro. L'ideale è essere, come dicevo, due o tre colleghi in classe. Almeno per la prima volta. Basta un'oretta per spiegarlo. Nel senso che bisogna spiegare prima come verranno sempre i lavori di gruppo e poi si entrerà nel merito del lavoro. E qui ci sono, l'ideale è proiettare ai ragazzi le slide con le spiegazioni. Ok, secondo noi è importante che gli step siano davvero questi, indipendentemente dalla disciplina che comincia e dall'attività che comincia. Giustamente, come diceva Laura, è fondamentale perdere anche un po' di tempo, un po' di energie, quindi magari essere più di uno, anche proprio per osservarsi a vicenda, per osservare le reazioni anche della classe e davvero, così non lo diciamo noi, cioè sono molto molto attenti gli studiosi, Cohen, Johnson & Johnson, di seguire proprio pezzo per pezzo, passo passo, queste indicazioni che speriamo ora, con questi fantastici magic mezzi tecnologici, di farvi vedere. Niente, non ce la, non facciamo. Ce la facciamo. Bene, no, vabbè, facciamo girare anche. No, facciamo girare, ce l'abbiamo. Non ce l'ha, non ce l'ho, Paola, vieni. Vabbè, di fatto l'ideale è proiettare una bella slide dove ci sono tutte le spiegazioni sul perché lavorare in gruppo e in cosa consiste. Bisogna sottolineare ai ragazzi che ogni gruppo ha un obiettivo comune, esattamente come in una squadra. Con una squadra di calcio bisogna fare gol, quindi e bisogna accumulare punti, e lo si accumula se si lavora tutti insieme, cioè il gol lo faccio se mi passano la palla e non se corro dall'inizio del campo da solo. Se il gruppo collabora con impegno e equamente distribuito e porta a termine il lavoro, ottiene un buon punteggio. Nel senso che noi l'anno scorso abbiamo puntato molto sulla competitività, quella sana, nel senso che siccome ci sono anche dei punti di penalità e io ottengo un buon punteggio se invece collaboro e lavoro tutti insieme, i ragazzi sono un po' stimolati anche da questo a lavorare in modo efficace. Scusa, ma poi lavate effettivamente? Sì, aspetta. Poi ogni persona nel gruppo ha un ruolo, che si dice, e ogni ruolo corrisponde al compito, proprio come nel calcio. Cioè il portiere sta in porta e deve fare determinate azioni. Se il portiere non si sforza e corre con gli attaccanti, prende un sacco di gol, quindi non funziona. I gruppi vengono formati dall'insegnante che assegna anche i ruoli. Questo ditelo in modo che non si discute, punto e basta. L'insegnante cosa fa a quel punto? Si occupa solo degli aspetti organizzativi, quindi dal materiale, proietta il compito del lavoro da fare e gira fra i banchi compilando la scheda in fondo, che è la scheda di osservazione. E a questo punto, giustamente, come dice Andrea, dice va bene, noi lavoriamo, ma poi come facciamo a sapere come stiamo andando? Allora, ci sono vari modi. Uno è regolare il volume dei ragazzi. Si può fare un grafico alla lavagna in cui c'è una zona accettabile, pericolo, fine del lavoro, e voi spostate ogni 10 minuti, mettete una tacca su questo grafico, su questo misuratore del volume, e i ragazzi si devono autoregolare. Se un gruppo fa molto casino, può prendere un punto di penalità. Se un ragazzo del gruppo si alza e si allontana, può prendere un punto di penalità. Quindi è fondamentale avere o sulla lavagna, secondo me è meglio su un cartellone a parte, però se non me lo sono preparato va bene anche la lavagna, i nomi delle squadre e i punti penalità. Quindi se Valgimigli, che è nel suo gruppo, si alza e si va a fare un giro, io non sono lì a urlare Valgimigli siediti, sei sempre il solito, zitta, come, ma scrivo meno uno. Quel meno uno alla lavagna lo vedono tutti, lo vede lui, lo vedono i compagni di squadra, lo vedono gli altri. Quindi progressivamente si autoregola, oppure se il gruppo della canapa fa un caos pazzesco, io non sono lì che dico canapa, abbassa il volume, pianta la sera, no, l'insegnante
fa un po' di meno uno. Però non è meno uno, però dobbiamo spiegare ai ragazzi perché questo meno uno alla lavagna o no. Cioè, no, spieghiamo se è arrivati allo zero assoluto. Dopo che ho proiettato la spiegazione questa. No, ma nel senso, nel momento in cui sto mettendo meno uno, se uno è distratto si gira e dice ma perché hai messo meno uno? Non ce n'è bisogno. Perché tu gli hai proiettato questo e poi gli proietti questo riquadrino qui, dove si dice i punti penalità vengono quando un membro si allontana dal gruppo senza autorizzazione e quando si alza troppo il volume di voce. Quindi loro sanno che se arriva a meno uno è per quel motivo. Per questo dicevamo prima, la frase è quella in cui tu spieghi le attività, tu spieghi il significato del lavoro, indipendentemente da quale sia la tua materia, la tua attività, il tuo compito è fondamentale, cioè fare in modo che loro capiscano tutta la parte iniziale è fondamentale. E allora, se loro hanno, come dire, capito bene questa parte qua, non troverai che nessuno che si alza la mano, che alza la mano dice perché, cioè almeno uno vede la motivazione. Tra l'altro, vabbè, metto una parentesi, la prima volta che l'ho fatto in questa scuola avevo la vecchia terza A, che era una classe un po' litigiosa, in cui qualcuno diceva anche volentieri delle gran parolacce al compagno quando non lavorava bene. Quindi quando mettevo il punto penalità, iniziavo, ma tu, colpa tua, ce la so proprio e di tutto. Allora avevo aggiunto come punto di penalità il fatto che non si potesse commentare il compagno. In realtà, siccome fa parte delle regole della cooperazione positiva, generalmente questo non accade. Se dovesse esserci una classe particolarmente aggressiva da questo punto di vista, uno può aggiungere il punto penalità e metterlo, però generalmente non serve.